La liturgia in questa domenica ci introduce nella undicesima domenica del tempo ordinario e il Vangelo ci propone due piccole parabole. Leggiamo dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere, annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole, non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Queste parabole, meglio del Vangelo, sono sorprendenti e lo sono tanto più in quanto scardinano alcune delle idee quasi che noi siamo abituati, perché siamo quasi abituati a pensare che Dio sia colui che voglia offrirci delle idee, delle verità, dei principi. Ed invece oggi incontriamo l'immagine di un Dio dalle mani sporche, che ha le mani sporche di fango, che si affatica a seminare, che scava buche per piantare alberi nuovi. Un invito a farci attenti contemplatori della vita, della saggezza che abita la vita, il lavoro degli uomini, tutta la creazione. Ed allora innanzitutto è sorprendente, ecco, questa immagine di un Dio che ci parla del seminatore, che affida alla terra le sue sementi. È un'immagine che parla di speranza, che parla di lunghe attese, cariche di speranza, perché nessun contadino affiderebbe alla terra la sua semente se non fosse certo di ricavarne un abbondante raccolto. È stupenda è l'immagine non soltanto di Dio che è il seminatore, ma anche il Dio che è il seme, colui che abita l'oscurità della terra umana, colui che accetta lunghi silenzi e rigidi inverni, colui che sembra morire agli occhi degli uomini, ma in vista di una più abbondante messe, di abbondanti raccolti. E ci invita a guardare con occhi nuovi a questa nostra storia, questa nostra umanità, questo campo nel quale egli non si stanca di seminare la sua parola, la semente della sua vita, e ci aiuta a non vedere soltanto le erbacce, di non vedere soltanto quello che impedisce questa maturazione, perché questo mondo è il campo di Dio, è il campo che Lui lavora, che Lui semina, o meglio possiamo dire quasi è il campo nel quale Lui, piccola semente, cade nell'oscurità della terra per produrre vita nuova. Ma allora direi è anche il Dio che ci insegna la maniera di abitare la storia, perché se siamo sinceri noi facciamo fatica ad imparare l'arte del contadino. Siamo più figli di un tempo tecnologico nel quale è bandita l'attesa, nel quale abbiamo fretta di risultati, nei quali scambiamo la lentezza della maturazione con il fallimento. Ma allora Dio ci insegna a non temere la piccolezza del seme, di quel piccolo seme che diventa opportunità che possiamo gettare nella terra dell'uomo in ogni nostro incontro, fiduciosi nella potenza che abita il seme e non tanto nelle nostre tecniche di seminagione. Ci insegna a non aver paura delle lunghe attese,
dei rigidi inverni, quando manca anche il frumento per il pane, perché c'è un lavorio che avviene nell'oscurità della terra che sfugge ad ogni nostra capacità di controllo e di osservazione. E ci insegna anche a non aver paura delle lunghe maturazioni. Dice il Vangelo, il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco nella spiga e quando il frumento è maturo viene la falce. Ci insegna perciò a non lamentarci delle pazienze che le maturazioni richiedono, ma a stupirci di quell'esile filo di erba che lentamente cresce, che si arricchisce di una spiga, della spiga che lentamente si arricchisce di tanti chicchi che diventano buon pane. Ma quanta pazienza e quanta collaborazione fra quel piccolo chicco che viene buttato in terra e la terra degli uomini, la terra della vita. Ecco allora che per essere veramente uomini, per poter incidere nella storia, il Signore ci insegna quella che possiamo dire la pazienza del contadino. Ed allora vorrei concludere con un piccolo passo del Vangelo di Giovanni che mi richiama questo testo di Dio che è il contadino seminatore. Quando, dopo aver incontrato la Samaritana e gli apostoli portano a Gesù del pane per mangiare nel caldo del mezzogiorno, e i discepoli si stupiscono di questo incontro. E Gesù dice loro, io ho un pane da mangiare che voi non conoscete. E di fronte allo stupore degli apostoli, Gesù ha questa bellissima affermazione. Dice, ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie per la vita eterna, perché chi semina gioisca con chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere dove voi non avete seminato. Semplicemente stupendo. Mancano ancora 4 mesi alla mietitura e Gesù contempla i campi biondeggianti di messe. È lo sguardo del credente, è lo sguardo del figlio che vuole insegnare agli uomini come scoprire che anche nel freddo dell'inverno i campi biondeggiano di messi. Uno sguardo che non cancella le fatiche, le delusioni, le cattive stagioni, gli inverni, ma ne rivela il senso profondo e l'esito insperato. E ci fa anche edotti della necessità di una grande umiltà e che ci fa liberi anche dal nostro protagonismo. Siamo parte di un immenso esercito di lavoratori nel campo del Signore. Quello che noi oggi raccogliamo è frutto della fatica di altri. Altri raccoglieranno dalla nostra fatica. Vogliamo chiedere proprio al Signore questo dono di essere così capaci di riconoscere che anche noi raccogliamo della fatica altrui ed affidiamo ad altri la nostra fatica. Una buona domenica a tutti quanti. Thank you.